Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dedicata al retro computing. L'utente Picciotto mi ha chiesto di fare un podcast sui libri dedicati all'Olivetti PC128 per ricordare, diciamo, questo computer. Ci avevo fatto, diciamo, un podcast sul manuale, vari confronti sulla linea Prodes, però ecco, a suo giudizio mancava un podcast sui libri del PC128 e anche sulla possibilità, diciamo, i manuali in relazione a chi avesse voluto imparare un po' di assembler sul PC128 dell'Olivetti e dove avrebbe dovuto andare a reperire, diciamo, questa documentazione. Ecco, ho deciso praticamente di ascoltare la richiesta dell'utente Picciotto. Eccoci qua, questo è un libro in PDF, il link lo potete trovare in descrizione in PDF. Programmi per PC128 Olivetti, quello della linea Prodes, per intendersi un computer di merda. Non me ne vorrà l'utente Picciotto se dico che l'Olivetti PC128 era proprio un computer di merda. Proposto dal 1987 con una cassetta, era tecnicamente un computer francese che in sostanza non conosceva nessuno. Non era compatibile con MSX, non era compatibile con Commodore VIC-20 o Commodore 64, non era nemmeno compatibile per Apple II, ecco, un bidone di merda. E in più nel 1987 si proponeva le cassette, quando ormai praticamente i dischi da 5 e 25 ce l'avevano tutti. E sempre nel 1987 incominciarono a uscire, uscì soltanto di poco, forse solo questo libro, un libro in cui si proponeva alcuni programmi per Olivetti PC128. In sostanza dei vari listati, ma questa era roba che poteva andare bene nel 1982, 83, 84, 85, guarda, tirarla grossa fino al 1986, ma nel 1987, diciamo, i libri per quanto riguarda in sostanza listati per i programmi nel 1987 non se li comprava nessuno, perché ormai girava tutto su praticamente su o cassettine che alle edicole se ne trovava a tonnellate per il Commodore 64, oppure su dischetti da 5,25. E nel 1987 incominciavano a diffondersi anche i costosissimi dischetti da 3,5. L'Olivetti PC128 sostanzialmente c'era una cassetta, era antidiluviano, computer francese che non conosceva nessuno, nemmeno compatibile con MSX. Cosa c'è in questo testo? Ecco, il testo di 133 pagine non è che ci sia poi molto, ci sono una serie di giochi o di programmi in cui all'interno si trova la classica struttura di un libro del 1982, in cui un breve commento e un breve illustrazione di cosa è, diciamo, il programma di cui si vuole se ne proporre il listato, se ne discute rapidamente le funzioni, a cosa, che tipo di problema si propone di risolvere, quali sono le sue funzionalità, un breve commento sulle linee di codice, a cosa servono da tot linea a tot linea, in modo tale che se chi voleva darci un'occhiata, quello chiaramente andava inserito a mano nel listato, eccolo qua, il listato andava poi digitato, letto e digitato a mano, però diciamo il commento sulle varie linee prevedeva un po' di spiegare un po' le logiche, di modo tale che se chi aveva un qualche minimo di erudizione lo poteva andare eventualmente anche a modificare. Qui abbiamo effetti grafici, con vari effetti o qualche cosa, più che altro questo poteva servire per costruire questo programmino, per riprenderci pezzi di parti per sfruttare come subroutine per fare certe cose, eventualmente autoprodursi un videogioco, business graphics e così via dicendo. Ecco, queste sono 133 pagine tutte così listato, un breve commentino su cosa succede nelle varie linee di codice, a cosa servono questi pezzi di linea e che funzionalità svolgono, e poi diciamo un breve commento sul programma. Una roba che poteva andare bene nel 1980, 1981, 82, 83, 84, ecco, già nell'85, 86, insomma nell'87 direi proprio di no.
Comunque, per chi volesse andare a ricordare, diciamo, l'Olivetti Prodes PC128, il link per andare a scaricare in PDF questo testo lo trova in descrizione. Questo è un libro in PDF, un altro link lo trovate in descrizione, della Motorola, dedicato alla famiglia dei microprocessori del 6809 6809E, questo col cazzo che lo trovavate in Italia. Forse lo trovavate all'interno se lo andavate a cercare nelle università, ma non è detto che nelle librerie universitarie ce l'avesse. E poi dovevate sapere l'inglese. Di sicuro questo non si trovava, non era un prodotto che poteva essere praticamente rintracciato facilmente con un paio di click andando su Google, perché nel 1987 internet non c'era. E la fonte principale per i ragazzetti che si compravano il computer per acculturarsi erano le edicole, e sulle edicole ci si trovavano le riviste quanto praticamente i brochure per acquistare eventualmente in libreria una serie di libri e di volumi dedicati a certi tipi di famiglie. Questo testo della Motorola in PDF non lo potevate trovare. Forse sarebbe stato possibile raggiungerlo tramite una libreria universitaria oppure delle biblioteche universitarie, ma se eravate, diciamo, adolescenti, col cazzo che andavate a seguire, diciamo, a rendervi conto, praticamente a reperire questo testo, che non sapevate nemmeno della sua esistenza e nemmeno sapevate dove andare a richiederlo, eventualmente in qualche biblioteca oppure libreria privata, che però, diciamo, serviva prodotti e libri per le vari tipi di università. E quindi di conseguenza questo testo, che potete trovare linkato in descrizione per chi interessa, in sostanza lo potete andare a scaricare. Non andremo a guardare niente di questo testo, proprio per il fatto che se vi interessa ve lo andate a scaricare, e faremo come una specie di proto viaggio nel passato, nel senso che questo testo non era accessibile nel 1987 diciamo, ai pochissimi consumatori disgraziati che furono infinocchiati dall'Olivetti e si acquistarono l'Olivetti PC128. Era un testo della Motorola in cui a capitolo 1 c'era una descrizione generale del microprocessore, poi c'era una tabella per quanto riguarda sezione 2, tecniche di indirizzamento, sezione 3, la gestione degli interrupt, poi sezione 4, la programmazione, chiaramente in Assembler 6809, e una serie di appendici, un set di istruzioni, appendici con per il monitor, gestione di programma, tabelle e contenuti. Qui continua, diciamo, l'appendice B, e poi, diciamo, l'appendice C, istruzioni, un riassunto breve delle istruzioni macchina, codice ASCII, un opcode map, che non ho idea di cosa sia, della verità, dei pin assegnati, cioè l'assegnazione del microprocessore a cosa servono, e poi altre appendici, poi la lista delle illustrazioni. Questo testo voi ve lo sognavate la notte, anzi nemmeno, non potevate sapere della sua esistenza, non potevate comprarlo, non potevate raggiungerlo. Forse lo potevate importare se conoscevate qualcheduno negli Stati Uniti che ve lo comprava e ve lo regalava o ve lo vendeva, ma questa è una cosa che poteva essere specifica solo per studenti universitari, oppure appoggiandosi alle biblioteche o librerie universitarie o a librerie private che servivano libri per università, che magari potevano andare a importarlo. Ma voi adolescenti del 1987 questo testo ve lo, diciamo, non sapevate nemmeno della sua esistenza, quindi non lo andremo a guardare, ma se vi interessa il link ve lo potete andare a scaricare ora per ricordarvelo. Assemble Facil du 6809. Dunque, se eravate italiani e avevate comprato un Olivetti PC128 intortati dalla pubblicità, dopo poco vi sareste sicuramente accorti che la Olivetti vi aveva frodato, vi aveva rubato i denari, vi aveva rifilato un bidone e aveva abusato del suo brand conosciutissimo in Italia,
è un noto brand e famoso per vendere macchine, diciamo, e mobili da ufficio e anche computer professionali seri e costosi come l'Olivetti M20 o l'Olivetti M24 alle aziende, e quindi vi eravate fatti intortare dal nome del brand per comprare un computer di merda. Mentre se eravate dei francesi e avevate comprati un Thomson, ecco, sul Thomson potevate andare a rintracciare in Francia questo testo, l'Assembler facile per il 6809, perché indubbiamente in Francia questa macchina, il Thomson, ebbe almeno un minimo di copertura in pratica per il testo. Questo in Italia non lo potevate rintracciare perché in sostanza non arrivava la stampa francese, non sapevate della sua esistenza e probabilmente voi dipendevate solo esclusivamente dalla rivista Olivetti Protest User, che forse magari a puntate vi faceva un corso di Assembler 6809, ma altro non vi dava. Forse vi poteva, in qualche caso, forse avrebbe potuto mettere, non lo so se li mise, dei riferimenti di testi da andare a comprare, ma comunque in sostanza non è detto che questa roba che poi potevate andare a reperire se conoscevate qualcuno in Francia sarebbe potuto andare bene, forse probabilmente no, perché come erano macchine i PC 128 con ROM Olivetti, non è detto che quello che trovavate qui avrebbe potuto andare perfettamente bene sulla vostra macchina. Quindi in sostanza una macchina di merda che non potevate approfondire e che non vi serviva un cazzo. Comunque, questo è un altro testo, il link lo potete trovare in descrizione. Andremo semplicemente a vedere l'intestazione dei capitoli. Ecco, così si vede decisamente meglio. Tavola, elenco praticamente delle materie, ossia in pratica indice. Introduzione all'Assembler, il sistema numerico, capitolo 2, la sintassi del 6809, descrizione del 6809, i giochi di istruzione del 6809, e poi abbiamo qui una serie di, questi sono gli autori con altri riferimenti a altri testi. Ora andremo a botta a vedere a pagina 33 per vedere com'era l'architettura del 6809. Eccoci qua, descrizione del 6809, i registri interni del 6809, l'accumulatore qui vi spiegava in francese cos'era, se eravate francesi. In sostanza questo libricino sembrava fatto abbastanza bene, vi spiegava cos'era e come funzionava. I conti, l'ottetti, vediamo un po' se troviamo l'architettura del 6809, così c'è i registri X e Y. Ok, questo è lo status register, probabilmente i registri del PC, vediamo un po' dove cazzo è, vediamo i registri, conclusioni, eccoli qua. Ecco, questa è l'architettura del 6809, gli accumulatori, poi lo stack interno, registro XY, una pila da utilizzare, forse probabilmente un altro stack, un paio di stack interni, e poi un registro di stato composto praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 da 8 bit con le solite funzioni, il carry e le varie cose. Non è che poi fosse poi molto diverso dal 6502. C'aveva in pratica lo stack, che qui è una pila che era interna per uno spazio che poi andremo a vedere di quant'è, e poi due accumulatori. Andiamo a vedere quant'era l'accumulatore, se erano due registri da 8 come sembra, vediamo un po', oppure l'accumulatore. Prima di presentare la differenza dei registri del 6809, andiamo a sentire la necessità di trovare un esempio. Vabbè, questo è l'esempio, 64k il microprocessore, quindi interiorizzava 64k, c'aveva il contatore di programma, quindi a 16 bit come il 6502. E poi andiamo a vedere l'accumulatore, che probabilmente qui però l'accumulatore invece che essere 8 bit ce n'aveva
ce ne aveva 16. Vediamo un po'. 6800 anni, gli accumulatori A e B sono dei registri interni del 6809. Dentro alcuni certi microprocessori esistono sul mercato registri che sono riservati per l'uso particolare. Si permettono di avere dei microprocessori sovente spesso, diciamo, un poco più efficaci nei conteggi. Il 6809 è al contrario, diciamo, ha 59 istruzioni differenti, che però sono praticamente utilizzano appunto in sostanza tutti i registri. Registri X e Y, dunque, eccolo qui. I due accumulatori A e B possono essere uniti per effettuare un unico registro a 16 bit, quindi 6809 ci aveva due accumulatori a 8 bit che posti assieme poteva fare un registro di 16 bit. Interessante. E questa era l'architettura del 6809, che praticamente era una CPU a 16 bit, perché c'era l'accumulatore a 16 bit e in sostanza l'indirizzamento a 16 bit, due registri XY, assomigliava un po' al 6502 ma con un accumulatore a 16 bit. E questo è più o meno tutto quello che a me più di tanto mi interessa. Altro non mi interessa. Andremo a vedere le istruzioni rapidamente, a che pagina sono, ci daremo un'occhiatina rapida e veloce. Tavola riepilogativa delle istruzioni del 6809, lo si trova solo in appendice in fondo. Estremamente sintetica, questo libro c'è un po' tutto per studiare l'architettura del 6809, ma non è eccellente perché è molto molto asciutto, troppo asciutto a mio avviso. Comunque qui ci trovate le istruzioni e spiegata in modo estremamente sintetico cosa fa, quali sono gli impatti sullo status register, e qui praticamente spiega un po' alcuni esempi di cosa fa la relativa istruzione. E qui ci trovate un po' tutte le istruzioni del 6809. È estremamente asciutto questo testo, c'è tutto, però diciamo che se non sapevate nulla della programmazione Assembly era decisamente un po' troppo tosto, perché io ho sempre preferisco sempre per studiare l'architettura di un microprocessore una spiegazione specifica di ogni istruzione con un esempio e poi una tabella riepilogativa un po' più ampia di questa, che riprendo un'altra volta, che spiega in sostanza quali sono nello status register cosa viene influenzato, un po' per intendersi come il libro di Rodney Zaks, Assembly 6502, che è il migliore testo di tutto il mondo per quanto riguarda come imparare l'assembly. Questo testo lo trovate, se eravate utenti francesi potevate espandere, quindi approfondire la macchina, perché questo era un testo francese, era rintracciabile sul mercato francese. Se eravate italiani vi attaccavate al cazzo, perché questo testo non lo trovavate, a meno che non vi fosse stato citato come riferimento dentro il testo, dentro la rivista di Olivetti Prodest User. E quindi, scoprendo in sostanza l'esistenza di questo testo dalla rivista, forse potevate andare a importarlo se conoscevate qualcuno in Francia, perché nel 1987 era molto difficile andare a rintracciare questi testi se non se ne sapeva della loro esistenza. Con un riferimento toccava conoscere chiaramente la lingua, scrivere all'editore, farsi mandare il testo, importarlo, comprarlo, cioè c'era da pagare l'IVA come importazione. Non è come oggi che praticamente c'è tutto il mercato europeo con un'unica valuta e quindi oppure la possibilità di spostarsi semplicemente con anche una carta d'identità. Sì, tra Italia e Francia bastava una carta d'identità valida per l'espatrio, ma comunque in sostanza occorreva poi comprare, diciamo, dei franchi per andare a comprare questo test. Se conoscevate qualcuno in Francia ve lo poteva far comprare e poi spedire,
altrimenti lo dovevate importare, scrivere in francese e pagare la relativa IVA con il relativo campo, e non era assolutamente facile. Quindi queste macchine di TomSom, sicuramente qualche utente di TomSom in Francia avranno potuto espandere un pochino la loro programmazione sull'assembler del Motorola 6809, che è stato un microprocessore a 16 bit per l'home computer praticamente sconosciutissimo, scarsamente utilizzato, a differenza del 6502, l'onnipresente 6502 e suoi derivati, lo Zilog Z80, oppure praticamente il Motorola 68000 e tutti gli altri Motorola 68020, 30, 40, è praticamente della famiglia. Ma il grosso, diciamo, dell'home computer sono in testa alla famiglia 6502 e Zilog Z praticamente 80. Ecco, io ho risposto all'utente Picciotto, che se vuole può andare a scaricarsi questi testi, il link li trova in descrizione. Se eravate utenti italiani all'epoca, questo computer va attaccavate al cazzo, perché non potevate né trovare testi né andare a espandere la macchina né trovare praticamente software. Computer di merda rifilato praticamente come macchina obsoleta a dei poveri bischeri che quando lo comprarono rimasero intortati da brand Olivetti, che era un brand molto conosciuto in Italia, che abusò della sua notorietà rifilando macchine obsolete per la linea, diciamo, un computer.